Ciao Emilio, grazie per la tua graditissima visita. Mi hai chiesto di parlarti dei prodotti che quest'anno abbiamo deciso in maniera molto estemporanea di presentare a Sintonia, questa bellissima edizione, un posto splendido che merita appunto dei prodotti eccezionali come quelli che ho visto e che espongo tra l'altro anche io. Noi abbiamo portato quest'anno il nuovo marchio che già importiamo da diverso tempo e distribuiamo, ma che quest'anno ha presentato diversissime novità, tantissime novità, tra cui l'entry level. Il marchio è Matrix, che si pone negli streamer di fascia media e alta e che ha una realizzazione veramente ineccepibile. Quest'anno hanno presentato, oltre ad altri modelli, l'ultima novità che possiamo vedere, che è questa qui, è il Mini Pro 4. Il Mini Pro 4 è l'entry level con un costo veramente contenuto, perché costa 900 euro più IVA, ed ha le caratteristiche bene o male di tutti gli altri, in quanto è Wi-Fi, LAN, ha un touch panel molto bello, a colori, ha un'uscita, un ingresso cuffia e l'applicazione proprietaria. Ed è anche Run Ready, MQA, eccetera, eccetera, e con l'applicazione proprietaria che lo gestisce, ha un sistema di sincronizzazione con QR code, quindi estremamente facile da collocare. Sì. È veramente un prodotto che dovrebbe, come dicono i nostri partner cinesi, hit the market in maniera vera, veramente importante. La gamma Matrix si compone di tantissimi prodotti, dal più caro e più prestante, che è l'X2 nella configurazione Pure, e quest'anno è stato appunto presentato per i 10 anni della Matrix. Questo è un apparecchio di riferimento, non so, i tuoi colleghi tedeschi lo hanno recensito come la macchina da battere con le misurazioni digitali più performanti che ci sono in questo momento. Tutte le caratteristiche sono sempre le stesse, Wi-Fi, LAN, in più praticamente hai 9039 convertito in SSHub 9039, che sono anche a disposizione del Mini Pro 4. La costruzione è tutta in alluminio, sempre touch panel, possono essere utilizzati anche come pre, quindi con un line out che può essere escluso o selezionabile, quindi sono veramente macchine eccezionali. E poi tutto il resto della gamma Matrix, che si compone con l'Element I2, che ha un prezzo di circa 1700 euro, l'M2, l'X-Abre Pro 3 storico, il cui chassis è ricavato dal pieno per isolare tutti i componenti all'interno, e anche l'amplificatore finale che hanno presentato sempre quest'anno, l'Element P2, che ha un'uscita in watt di circa 230 watt stereofonia, mentre circa 800, non voglio essere inesatto, però mi ricordo, l'abbiamo appena ricevuto, 800 watt in mono. Questi prodotti hanno quindi una gamma abbastanza ampia, che ha un range di prezzo da 900 euro a 5.000 euro, e quindi è disponibile per tutte le tasche dei nostri appassionati e per appunto svariate esigenze a livello di prestazione sonora. Un'altra cosa da ricordare nella gamma Matrix è che tramite la porta USB-C può essere collegata anche una meccanica CD-ROM. Molte volte i nostri clienti ci dicono non vogliamo switchare definitivamente dal CD allo streamer di rete, perché lo streamer di rete ci preclude l'utilizzo di tutta la nostra libreria a casa, dei CD che abbiamo comprato nel passato. Matrix ha risolto questo problema rendendo la macchina compatibile tramite questa porta con le meccaniche di svariati produttori come Asus, eccetera, eccetera. Con meccaniche di poche decine di euro si rende compatibile la possibilità appunto di ascoltare i propri CD.
È stato presentato anche quest'anno lo streamer puro di rete che si chiama Element S. L'Element S ha, quindi non ha a disposizione DAC all'interno, ma utilizza a quel punto un DAC che è già di proprietà dell'utente finale. Molti clienti, infatti, stiamo riscontrando, chiedono anche questo tipo di macchina perché magari hanno un DAC costosissimo, bellissimo, ad altissime prestazioni e quindi vogliono associare una macchina che gli può dare la possibilità di accedere al mondo dello streaming online e dei provider online, perché tutte queste macchine sono compatibili Qobuz, sono compatibili Tidal, eccetera.